Ciao a tutti, oggi proviamo a rispondere a tutte le domande che abbiamo ricevuto per mezzo dei social, telefonate, qualche cliente è venuto qua a trovarci, tutte domande che riguardano il decreto rilancio, gli eco bonus, il super bonus 110%. Noi proveremo a dare risposte, ripetiamo, siamo ancora in attesa della conversione in legge del testo definitivo, però le risposte sono doverose. Quindi via la prima domanda, che cos'è l'APE? L'APE è l'attestato di prestazione energetica, ovvero è quel documento tipicamente prodotto da tecnici abilitati che ci dà la classificazione del nostro edificio, quindi quanto consuma il nostro edificio, e tipicamente il certificato dà il suo valore, dà il suo voto, menzionando delle lettere d'alfabeto che vanno dalla A, che è la classe più alta, fino alla G, che è la classe più bassa. Domanda molto frequente è: io ho un'azienda, posso usufruire dell'ecobonus? No, mi dispiace, se hai un'azienda non puoi ristrutturare il tuo capannone, la tua azienda, soffrendo del 110%, perché si tratta di una detrazione IRPEF. IRPEF è l'acronimo di imposta sul reddito delle persone fisiche, quindi tendenzialmente stiamo parlando di edifici unifamiliari con interventi eseguiti da persone fisiche. Ho già iniziato gli interventi di efficientamento energetico presso la mia abitazione, quindi cappotto piuttosto che pompa di calore, impianto fotovoltaico. Posso accedere al bonus del 110%? Allora, attenzione, il decreto parla chiaro, parla di spese sostenute dal 1° di luglio 2020. Quindi, come sempre è stato, si ragiona per cassa, per cui gli interventi eseguiti dal 1° luglio in poi saranno quelli che possono accedere al 110. Sarà comunque questa sicuramente oggetto, questa specificità sarà oggetto degli chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per cui io, se fossi in te, attenderei un attimo e cercherei di capire cosa succede in questi giorni. Ho provato a leggere il decreto rilancio, ho visto che si parla di condomini e di edifici unifamiliari. Sono un po' spaesato perché io abito in una villetta a schiera e non riesco a capire se faccio parte di condomini, di edifici unifamiliari o addirittura non faccio parte di niente. Questa è una domanda che ci hanno fatto in tante persone e che ci ha creato qualche dubbio. Manca effettivamente nel decreto una definizione esatta. Siamo andati però a vedere sia nelle definizioni della Regione Veneto che quelle dell'Emilia Romagna, edificio unifamiliare è quell'edificio che, pur avendo anche entrate, giardino in comune, ha l'entrata nell'edificio univoca e ha impianti autonomi. Quindi, nel caso di villette a schiera, a patto che l'entrata nell'edificio sia non comune, quindi autonoma, possiamo parlare tranquillamente di edifici unifamiliari, quindi percorrere la strada dell'edificio unifamiliare. A chi posso cedere il mio credito? L'importante è fare chiarezza. Il cliente finale è in possesso di una possibilità di detrazione IRPEF. Nel momento in cui applica la cessione, che sia una cessione o chiede lo sconto in fattura, questa detrazione IRPEF diventa credito d'imposta in mano a chi ha acquisito la detrazione del cliente finale. Chi sono questi enti che possono acquistare credito d'imposta? Qualsiasi azienda possa compensare il credito d'imposta acquistato dal cliente finale nel pagamento di tasse, nel pagamento di tutto ciò che viene pagato con F24. In questo caso, con questo decreto, è stato specificatamente aggiunto e fatto anche qualche condizione a favore della cessione verso istituti di credito e finanziarie, quindi altri enti che possano magari acquisire il credito d'imposta dal cliente finale o dalle aziende che se l'è trovato nel cassetto fiscale grazie allo sconto in fattura, e lo possono poi anche destinare ad altre entità. Altra domanda molto frequente è: ma ci sono dei limiti di spesa? Sì, ci sono dei limiti di spesa, ci sono dei limiti già definiti dal decreto e limiti che noi crediamo verranno comunque definiti in seguito in fase di conversione e dall'Agenzia delle Entrate. Ad oggi i limiti sono: vengono portati in detrazione al 110% spese fino a 60.000 euro per quanto riguarda la coibitazione dell'involucro, e sto parlando di edifici unifamiliari, 30.000 euro per la sostituzione della climatizzazione invernale, fino a 48.000 euro per gli impianti fotovoltaici, ma si tratta di 2.400 euro a kilowatt, perché gli impianti fotovoltaici che possono essere portati in detrazione sono fino a un massimo di 20 kW, quindi 20 per 2.400 da 48.000 euro. Difficile trovare edifici che hanno bisogno di
20 kW di impianto fotovoltaico. Poi dopo i sistemi di accumulo possono essere portati in detrazione fino ad un limite massimo di 1000 euro a kWh di accumulo. Non ci sono oggi definiti limiti per gli infissi che potrebbero essere inseriti nel limite del cumulo dei capotti per 60.000 euro, piuttosto che per le colonnine di ricarica, che anche quelle vanno al 110% e per le quali c'è un limite definito l'anno scorso che sono di 3.000 euro massimo. Sarà comunque nostra cura informarvi appena saranno definiti tutti i limiti, appena ci saranno certezze, oppure potrete visitarci sul nostro sito dove troverete tutti gli aggiornamenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, potrete rimanere sempre aggiornati e ricevere avvisi all'uscita di ogni nostro video.